Nella seduta del 4 marzo il Consiglio regionale ha ricordato le figure di due ex consiglieri che hanno caratterizzato la vita politica piemontese, Gipo Giuseppe Farassino, scomparso l'11 dicembre, e Giovanni Picco, scomparso il 3 gennaio. L'Assemblea legislativa ha approvato il documento strategico unitario di SU per la programmazione dei fondi strutturali europei che recepisce le linee di indirizzo strategico Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La cultura open è al centro dell'edizione 2014 di PA 140, appuntamento ormai tradizionale del Consiglio regionale per discutere su internet, digitale e pubbliche amministrazioni. Atto conclusivo del Piemonte Visual Contest. Premiati i 3 migliori lavori di ciascuna categoria e assegnati i premi speciali del CSI Piemonte e di Talent Garden. Hanno partecipato al concorso 94 progetti su svariati temi, tra i quali i più gettonati, scuola, viabilità, rifiuti e turismo. Prima del 3D, piccole carte a sorpresa e libri animati, 19 e 20 secolo, è il titolo della mostra e del ciclo di conferenze ospitate dalla Biblioteca della Regione a Torino. Visibile fino all'11 aprile, l'allestimento propone una rassegna di biglietti e libri con effetti tridimensionali. L'ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia, Stella Stingaci, ha iniziato dall'Assemblea regionale subalpina una serie di incontri istituzionali per sviluppare i rapporti economici tra Italia e Moldova. A riceverla a Palazzo Lascaris, il vicepresidente del Consiglio regionale, Fabrizio Comba.